Secondo me vi siete dimenticati tutto. Che ne dite di rinfrescarvi un po' la memoria? Ma prima, bentornati o se siete nuovi benvenuti, mi presento, io sono Ilaria Gentili per gli amici del web Sam e sui miei canali tratto di divulgazione, approfondimento, di tanta narrativa e studio di quel fantastico medium che è il videogioco. Ok, let's do this one more time. My name is... Vabbè dai, non esageriamo. Sappiamo tutti chi è Peter Parker. Cominciamo invece dal tanto sospirato arresto di Wilson Fisk, per il quale è stato riservato un biglietto di sola andata per il Raft, il carcere di massima sicurezza di New York City, dove ad accoglierlo troverà gli altri ben noti supercriminali, per cui sicuramente non si sentirà solo. Invece che tirare finalmente un sospiro di sollievo, il nostro amichevole ragno di quartiere si trova nuovamente invischiato in un'indagine riguardante lo stesso Fisk, a cui scopre che sta lavorando anche MJ stessa, tanto che la incontra proprio nella tenuta di Fisk, intenta a trafugare delle informazioni per poi poter denunciare ulteriormente le azioni illegali del criminale. Ovviamente non si può fare un'infiltrazione in santa pace, che arrivano i cattivi proprio alla ricerca del file trafugato da MJ. Insomma, un classico. Galeotto fu il file e chi lo creò? Potremmo dire. Dato che dopo averla salvata dai criminali, i due, nonostante il rapporto un po' freddo che intercorre tra di loro, decidono di far squadra e indagare sul contenuto del file, che fa riferimento a un oggetto chiamato Respiro del Diavolo. Per cercare di venirne a capo, Spidey chiede l'aiuto di Martin Lee, direttore del FIST, un'associazione dove lavora anche la zia May, e insieme scopre che la maschera presa dai criminali nella tenuta di Fisk appartiene ad un'organizzazione denominata Demoni, da cui viene invitato caldamente a starne alla larga. In contemporanea assistiamo alla chiusura del laboratorio del dottor Octavius, per volontà del nuovo sindaco della città, Norman Osborn, nel tentativo di costringerlo a lavorare per lui, ma questo si rifiuta drasticamente. Ve lo ricordo perché servirà per dopo. Spider-Man nel mentre è impegnato a tempo pieno ad affrontare i demoni, che continuano imperterriti ad attaccare la proprietà di Fisk. Supportato dall'ufficiale Jefferson Davis, che per il suo contributo nella lotta contro i criminali viene invitato come ospite d'onore alla cerimonia per la rielezione del sindaco Osborn. In questo frangente riceve una telefonata minatoria, che lo spinge ad allontanarsi subito di lì, poco prima dell'irruzione da parte dei demoni, che uccidono molti dei presenti, tra cui anche l'ufficiale Davis. Il loro capo finalmente si rivela come niente meno che Martin Lee, stavolta però nella sua identità malvagia, Mr. Negative. E da qui Spidey subisce una dura sconfitta. Dopo la morte dell'ufficiale Davis, suo figlio Miles Morales si unisce al Fist, chiaramente per dare una mano, e tra lui e Peter inizierà a svilupparsi un'amicizia. Al di fuori della loro quotidianità, invece, un sempre più spaventato Osborn è costretto a ingaggiare una compagnia mercenaria chiamata Sable International per supervisionare le azioni e sventare i piani dei demoni. Sfortunatamente la sicaria a capo della compagnia, Silver Sable, ritiene Spider-Man alla pari di un criminale e quindi gli creeranno pochi problemi. Ci creeranno pochi problemi. Martin Lee intanto pianifica di rilasciare il respiro del diavolo sopra tutta New York. Viene portata così alla luce la sua vera natura. Realizzato come farmaco da Osborn nel tentativo di salvare suo figlio, Martin Lee ne fu la prima cavia. Nulla andò come previsto e in quella circostanza i genitori di Martin Lee persero la vita, spingendo lui a cercare vendetta e il dottor Octavius a non voler più lavorare per Osborn. Fortunatamente, grazie alla collaborazione tra MJ e Spider-Man, il piano di Mr. Negative viene sventato, lui sconfitto e infine rinchiuso a Raft. Purtroppo però i guai non sono finiti. Il dottor Octavius infatti sta lavorando ossessivamente alla creazione di braccia artificiali, incurante delle conseguenze negative che l'interfaccia potrebbe avere sulla sua psiche, nel tentativo disperato di sfuggire alla paralisi che seguirà alla degenerazione della malattia che lo ha afflitto. E purtroppo avviene quel che si era prospettato. La mente di Octavius si fonde con i quattro bracci meccanici, perdendosi definitivamente assumendo l'identità di Dottor Octopus. Provocherà, grazie alle sue nuove possibilità, un'evasione di massa e, riunendo sotto di sé i vecchi nemici di Spider-Man, dal più recentemente sconfitto Mr. Negative, assieme all'Avvoltoio, Electro, Scorpion e Rhino, i Sinistri Sei. Il respiro del diavolo viene infine rilasciato, riuscendo ad infettare moltissime persone, tra cui anche la zia May. E come se non bastasse, la colpa viene fatta ricadere niente di meno che su Spider-Man stesso, cioè su di noi, sempre su di noi. Per fortuna il nostro eroe non si lascerà scoraggiare e uno alla volta riuscirà a sconfiggere nuovamente i criminali evasi, recuperando infine l'antidoto dai laboratori dell'Osborn, sconfiggendo anche Martin Lee. L'ultimissimo scontro è contro Doc Ock, il suo ex mentore, che si rivela emotivamente devastante, ma necessario. Come se non bastasse ad attenderlo, c'è una scelta ancora più difficile. Purtroppo l'antidoto è insufficiente per poter curare l'intera popolazione infetta, quindi Peter si ritrova a dover compiere la difficilissima scelta tra la vita di zia May e gli altri newyorkesi, per i quali verrà sintetizzato l'antidoto dalla piccola quantità rimasta. E se conosciamo un po' il nostro eroe, sapremo benissimo che sacrificherà la zia per la salvezza di tutti. Del resto, le vicende del nostro tessiragnatele preferito ci hanno spesso insegnato che, quando Spider-Man vince, Peter perde.
Dopo alcuni mesi la Osborne cade in disgrazia, la Sable International lascia New York, mentre nonostante ancora il dolore emotivo della perdita della zia, Peter riesce a recuperare la sua relazione con MJ. È qui, proprio alla fine del gioco, che viene piantato il seme per un possibile arrivo dei simbionti in un prossimo futuro. Sembrerebbe finita qui, ma altri tre personaggi hanno ancora qualcosa da raccontarci. Tanto per cominciare, la gatta nera Felicia Hardy, ingannandoci, raccoglierà informazioni su Amred, il quale per vendicarsi di Black Cat farà esplodere il suo appartamento, con noi che, senza poter agire per tempo, finiremo per pensare che anche lei sia morta nell'attentato. Successivamente faremo squadra con Yuri Watanabe per sventare i piani di sempre Amred, il quale organizzerà un'imboscata uccidendo molti colleghi della Watanabe. Da qui inizieremo a salutare Yuri per accogliere la vigilante Spettro, che proverà ad uccidere Amred, ma chiaramente noi glielo impediremo. E da qui le nostre strade si separeranno. Infine, l'ultima companion che ci accompagnerà nei tre DLC sarà Silver Sable, la quale affronteremo, indovinate un po', sempre Amred, che ormai è diventato un cyborg, con la sua armatura evolutasi dall'Olympus. Silver Sable alla fine ci saluterà, per poi tornare in Sincaria, luogo in cui vorrà recarsi anche MJ per creare un reportage sulla guerra civile in corso. Ma l'avventura non è finita qui. Passiamo a Miles Morales. Come rivelato da una scena dopo i titoli di coda, anche Miles adesso ha i poteri, ricevuti da un ragno fuggito dai laboratori della Osborne. Dopo essersi addestrato a lungo insieme al suo mentore Peter Parker, e visto il suo grande impegno come protettore della città, quando Peter sarà in procinto di partire per l'Europa insieme a MJ, gli verrà assegnato il compito di supervisionare New York in sua vece. La prima prova che dovrà superare sarà quella di dover affrontare la banda chiamata Underground, che vuole mettere i bastoni tra le ruote alla Roxxon e al suo presidente Simon Krieger. Harlem viene attaccata dagli Underground, che riescono a rubare il Nuform, un potentissimo generatore di energia, e Miles si ritrova quindi costretto a confrontarsi con il suo capo, il criminale denominato Tinkerer. Lo scontro è terribile e i cittadini rischiano grosso a causa del crollo del Robert F. Kennedy Bridge. Miles, dopo tutto, è Spider-Man, quindi adesso dubiterà di se stesso e sulla sua capacità di poter essere un eroe a livello di Peter Parker. Sarà sul punto di abbandonare la strada di Spider-Man, ma verrà persuaso dal suo amico ad andare avanti. Verrà contattato da Prowler, che si rivelerà essere suo zio Aaron, il quale lo aiuterà a scoprire l'identità di Tinkerer. Si tratta di Finn, una sua vecchia amica con cui aveva interrotto i rapporti da tempo, in cerca di vendetta contro Krieger per aver causato la morte del fratello, la cui unica colpa era stata quella di opporsi alla pericolosità del Nuform. Miles e suo zio cercano inizialmente di sfruttare la fiducia di Finn per dissuaderla dai suoi propositi e concentrarsi sul fermare Krieger. Si trovano però costretti ad affrontare Rhino, il quale fa riaffiorare la rabbia di Finn nei confronti del fratello, per cui quando lei sarà sul punto di ucciderlo verrà fermata da Miles. Questo spezzerà la fiducia tra di loro, per cui Miles sarà costretto a fermare Finn, tornata sul suo proposito di vendetta, incoraggiato questa volta da sua madre, e nonostante anche lo zio avesse tentato di fermarlo, perché ormai Miles non può più sottrarsi al suo dovere da supereroe. Grazie al loro aiuto riescono a far evacuare tutti i presenti per evitare feriti e raggiungere Finn prima che termini tutti i preparativi. I due lottano fino allo stremo, mentre il reattore dà sempre più cenni di instabilità. Miles cercherà di assorbire la forza del reattore, a rischio della propria vita. Solo allora Finn si renderà conto delle conseguenze delle sue azioni e si sacrificherà affinché Miles possa riuscire nel suo intento. Fortunatamente, vendetta per Finn sarà fatta in quanto i piani di Krieger vengono portati allo scoperto e viene sbattuto in galera. Per ora possiamo dire che tutto è tornato alla normalità. Peter torna dal suo viaggio contento di quanto compiuto da Miles e insieme a lui riprenderà la quotidiana lotta al crimine, ma sappiamo benissimo tutti che questo equilibrio durerà ancora poco. Io vi ricordo che dal day one giocheremo Marvel Spider-Man 2 in diretta sul mio canale Twitch, e per chi non riuscirà a seguirlo in diretta vi lascio qui il mio secondo canale dove ricarico tutti i VOD delle live. Detto questo, siete pronti ad essere migliori insieme? Alla prossima!